Volevo aggiornarvi con un brevissimo video sugli effetti del Bacillus thuringiensis che ho irrorato 2 settimane fa ormai. Io tutti i giorni da quella data sono venuto a controllare lo stato delle mie piante per vedere se magari la cavolaia avesse fatto di nuovo capolino o se avessi saltato qualche foglia così che l'infestazione magari fosse ripartita. Lo esaminiamo adesso insieme dopo la sigla, ma mi sa che avete già capito come sta andando, eh. Allora, rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, io sono Orso. 15 giorni fa avevo fatto il mio primo trattamento, e unico fino adesso, col Bacillus thuringiensis. Vi ricordo che è un batterio presente naturalmente nel terreno, ovviamente in dosi concentrate, che attacca solo la larva, in questo caso della cavolaia. Vi mostro qualche immagine, giusto per farvi vedere di cosa parliamo, se non avete visto l'altro video. Sono larve voracissime, vengono deposte centinaia di uova sotto le pagine delle foglie, e nel giro di pochi giorni le foglie vengono completamente scarnificate. Quel trattamento lì, che è completamente naturale, ammesso in agricoltura biologica, agisce soltanto sulle larve, quindi non tocca né le uova, né le farfalle, né altri impollinatori, quindi è eccezionale per gli orti biologici. Allora, vediamo insieme, guardate come si sono riprese queste piante. Queste piante sono le stesse che vi ho fatto vedere nell'altro video, quelle che avevano le foglie mezze mangiucchiate. Non ho cambiato aiuola apposta. Le vediamo insieme, ne vediamo qualcuna. Sono tutte belle, non ho più attacchi di cavolaia da nessuna parte. Quelle che vedete, le foglie che vedete leggermente mangiucchiate, sono quelle che io non ho tolto perché volevo vedere poi cosa succedeva a distanza di tempo. Vedete questa foglia mangiucchiata e quella dell'altra volta. Queste sono larve morte, ormai non si muovono più, sono rimaste lì, anche queste qua sotto, non sono nuove, sono proprio i resti di quelle che c'erano l'altra volta. Quindi posso dire, nonostante abbia piovuto 2 volte, e una di queste 2 volte era anche abbastanza violenta come pioggia, non ho avuto bisogno di fare il secondo trattamento. Ricordo che il secondo trattamento va fatto a distanza di 7-14 giorni dal primo, non oltre, quindi da quel punto di vista è veramente un prodotto eccezionale. Era la prima volta che lo provavo, eh. Le foglie mangiucchiate sono quelle dell'altra volta, quindi tirando le somme in questo brevissimo video, non ho bisogno di tirarla molto per le lunghe, vi consiglio vivamente di usare il Bacillus thuringiensis al posto del piretro, esattamente ciò che ho fatto io negli anni scorsi e che ho iniziato a fare quest'anno, perché i vantaggi sono innegabili. Guardate che belle piante, mi sposto solo per farvi vedere altre, ecco, vedete, questa è un'altra aiuola. Io pratico sempre la coltivazione no dig, quindi coltivo direttamente nel compost. Quella che vedete sopra è la paglia di pacciamatura, non c'è altro, non ho messo niente, però se fate la coltivazione tradizionale, sul blog, se volete, c'è l'articolo su come coltivarli, il terreno, la concimazione, la protezione dal gelo, insomma ci sono un po' di cose se vi possono interessare. Guardate che spettacolo, guardate che belle. Anche qui, vedete, qui ero stato colpito, non c'è più niente, quelli che vedete sono i resti di quelli passati di 15 giorni fa, non abbiamo più niente. Perfetto, perfetto. Volevo chiudere questo capitolo del Bacillus thuringiensis facendovi vedere i risultati. Un altro pericolo a cui dovete fare attenzione sono le lumache, quindi attenzione anche a quelle. Io qui ho parzialmente risolto, ho avuto dei discreti risultati, perché l'estate scorsa avevo installato lo snail stop, eccolo qui, è un elettrificatore a bassissima tensione, non è mortale assolutamente, che vedete tramite questa bandella con 2 contatti praticamente fornisce una leggera scossa alle lumache che tendono di risalire il cassone e queste tornano indietro, non riescono a passarlo. Quindi, tolte le lumache che si erano nascoste nel terreno prima di questo dispositivo, io qui non ho avuto altri attacchi, quindi anche quella è stata una soluzione per me vincente. Ve la consiglio se avete problemi di lumache. Vi lascio il link in sua impressione del prodotto dove l'avevo presentato e installato, quindi anche quello, se vi può servire, lo trovate poi nelle descrizioni. È tutto per questo video, è stato un video molto breve, grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, condividete con i vostri amici, salvate il video se vi può essere utile per il prossimo anno. Ormai la cavolaia, siamo fine ottobre, il grosso è passato, ma tanto quando è agosto del prossimo anno tornerà inesorabilmente, quindi se volete salvatevi il video perché vi potrebbe venire utile. Vi auguro una buona giornata.